Siamo con Giovanni Gandolfo, magister del gruppo Masci, qui a Imperia, per una mostra che in soli 2 giorni racconta più di 100 anni di storia. Sì, gli Scout Imperi hanno documentato che erano presenti nel 1915, pochi anni dopo la presenza del primo gruppo in Liguria e a livello in Gran Bretagna. Sono nati in Gran Bretagna. Genova era una città molto british, è sempre stata una città molto british, i primi gruppi scout sono stati in Liguria. A Genova, con questa mostra abbiamo cercato di documentare con fotografie storicamente l'evoluzione e la presenza degli scout, praticamente a parte il periodo fascista, in via continuativa dal 1915 ad oggi. Quindi lo scoutismo a Imperia è un'attività educativa molto presente, molto radicata e che fa parte oramai della città. Ecco, questa mostra, oltre alle foto che documentano ovviamente l'esplorazione, che è quella, che è proprio il significato Certo, della parola certo. scout, si possono ammirare anche diversi manufatti, oltre che documenti. Sì, perché infatti la mostra l'abbiamo chiamata. L'abbiamo chiamata foto e maniabili. Perché maniabili? Perché una delle caratteristiche degli scout è che devono essere in grado di saper fare con le loro mani oggetti in legno, ai campeggi si devono costruire i tavoli, le cucine, tutto quello che serve per la loro attività. Quindi lo scout deve avere questa capacità manuale. Nella mostra abbiamo cercato di inserire alcuni, diciamo così, oggetti che caratterizzano questa capacità di maniabili. In particolare abbiamo tre scout che non sono più fra noi, che sono stati grandi maestri in questa capacità di essere persone abili nel lavorare il legno, eccetera. Di pari passo con la capacità di lavorare con le proprie mani, oggetti e quant'altro, va anche il discorso del recupero. Da sempre gli scout sono essenziali. Oggi si dice si deve recuperare perché il problema dell'ambiente, eccetera. È una delle caratteristiche peculiari, quella di cercare in tutti i modi di utilizzare gli oggetti fino a quando possono avere una vita, possono avere un'utilità.